Un saluto a tutti. Oggi vorrei portare dei video per cercare di confutare, diciamo, uno dei pilastri, diciamo, del complottismo di destra. Cioè l'idea secondo cui noi oggi siamo in una dittatura comunista, dove la sinistra avrebbe il potere assoluto in tutto, politico, economico, culturale. Poiché la sinistra, secondo questi complottisti, sarebbe praticamente uno strumento dei cosiddetti illuminati, uno strumento della massoneria, insomma, cioè, poi c'è molta confusione al riguardo. Anzi, perché praticamente c'è chi sostiene che praticamente l'obiettivo finale dei Rothschild, che questo si sa che è vero, è una delle famiglie più potenti al mondo, se non la più potente, che detengono un potere micidiale. L'obiettivo finale sarebbe il comunismo, cioè però il comunismo è praticamente il dominio dei Rothschild, sarebbe la stessa cosa. Io ho già parlato di questo argomento in un altro video, dove cerco di spiegare il perché non è vero che il capitalismo e il comunismo sono la stessa cosa, rispondendo a un noto youtuber complottista che è Carmine Martino, il quale è convinto che l'obiettivo finale sarà praticamente un comunismo capitalista. Insomma, vedete il video perché non posso rispiegare la stessa cosa dell'altra volta. Io vorrei proprio analizzare punto per punto in questi video, che farò in più parti ovviamente, se no veramente ci metto troppo. Vedete, punto per punto per cercare di dimostrare che non è vero tutta questa storia qua. Io non mi aspettavo, cercando le informazioni al riguardo, di aver trovato del materiale così interessante. Io partirò da degli argomenti molto blandi per poi arrivare al clou, per spiegare il perché non è vero che il comunismo è uno strumento della massoneria. Anzi, però andiamo per ordine.